Lazio. Frenata per TORRRIRA. C'è un piano B. Brusca frenata sull'asse Lazio-Galatasaray per Lucas Torreira. Secondo quanto riferito dall'agente del giocatore, infatti, la situazione si sarebbe bloccata col club biancoceleste che starebbe seguendo un piano B, adesso è tutto bloccato. La Lazio è andata su un piano B e in ogni caso il Galatasaray non lo ha messo in vendita, ha spiegato Pablo Bentancur alla Lazio Siamo Noi. Se arriva una proposta che fa felici tutti, si farà. La Lazio però per ora è andata su un piano B e non c'è problema. João Félix, sogno il Barcellona. João Félix fa arrabbiare l'Atletico Madrid. Mi piacerebbe giocare per il Barcellona, ha dichiarato l'attaccante dei Colchoneros a Fabrizio Romano. È sempre stata la mia prima scelta e mi piacerebbe che fosse il mio prossimo club. È sempre stato il mio sogno sin da quando ero piccolo. Se si avverasse, sarebbe un sogno che si realizza. Napoli, accordo totale per Faraoni. In casa Napoli è iniziato il countdown per l'arrivo di Davide Faraoni. Stando a TMW, il club azzurro avrebbe raggiunto infatti l'intesa sia con l'Hellas, 3 milioni di euro per il cartellino, che con l'esterno, 1 milione a stagione, e per concludere l'operazione mancherebbe soltanto la definizione della cessione di Alessandro Zanoli, esterno che Garcia sta valutando in ritiro e che potrebbe finire al Genoa. Al Hilal, pronti 50 milioni per Luis Diaz. La campagna acquisti Super Deal Al Hilal continua a suon di milioni. Secondo quanto riporta Record, dopo aver piazzato i colpi Ruben Neves e Sergei Milinkovic-Savic, il club saudita avrebbe puntato i fari su Luis Diaz. Per l'esterno offensivo colombiano del Liverpool sarebbe pronta un'offerta da 50 milioni di euro. Inter, ONANA, è partito da Torino destinazione Manchester. Come riporta Sky, André Onana è partito da Torino destinazione Manchester. Il portiere lascia l'Inter dopo una sola stagione. Inter, Cuadrado atterrato a Milano. Juan Cuadrado è atterrato a Milano e si prepara a diventare un nuovo giocatore dell'Inter. Mercoledì in mattinata il colombiano sosterrà infatti le visite mediche di rito e poi metterà tutto nero su bianco con il club nerazzurro. L'ex Juve, svincolato, arriva a parametro zero e firmerà un contratto annuale da 2,5 milioni di euro netti. Barca, Pablo Torre in prestito al Girona. Pablo Torre si trasferisce in prestito secco dal Barcellona al Girona. Lo hanno ufficializzato i club in attesa di completare l'operazione Oriol Romeu. Dopo aver trovato poco spazio con Xavi nella scorsa stagione, il centrocampista classe 2003 andrà a fare esperienza ai cugini per poi rientrare al quartier generale Blaugrana a giugno 2024. Di lunga KS al Fortuna Sittard. Il Fortuna Sittard ha ufficializzato l'arrivo di un'altra vecchia conoscenza della Serie A. Dopo Alilovic, il club ha annunciato infatti anche Mitchell Dix. In Italia il giocatore ha vestito la maglia del Bologna e l'anno scorso ha militato nel Vitesse. Col Fortuna Sittard ha firmato per una stagione. Lazio. Felipe Anderson, rinnovo? Qua sono felice. Rinnovo? Sono molto felice qui e non voglio pensare a nient'altro. Sappiamo che la preparazione è una grande parte della stagione, non voglio distrazioni, parleremo più avanti. Così Felipe Anderson a Sky Sport dal ritiro di Auronzo Di Cadore. Potenza, arriva Porcino. Il Potenza Calcio, Serie C, ha ingaggiato l'esterno sinistro Antonio Porcino. Lo ha reso noto la società rossoblù. Porcino,
nato a Reggio Calabria il 30 maggio 1995, è un esterno sinistro. In carriera, tra i professionisti, in campionato e Coppa Italia, ha totalizzato 59 presenze in Serie B e 169 in Serie C. Ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2024. Luis Suarez vicino a LLINT e R Miami. Dopo Lionel Messi e Sergio Busquets, L'Inter Miami prepara il colpo Luis Suarez. Secondo TYC Sport, il pistolero avrebbe già raggiunto un'intesa col club della MLS, ma resterebbe invece ancora da convincere il gremio. Suarez è ancora legato alla squadra brasiliana fino a dicembre 2024 e potrebbe essere necessario un indennizzo per lasciarlo partire prima della scadenza. Parma, Buffon verso il ritiro. Gianluigi Buffon è sempre più vicino al ritiro. Come riporta Sky Sport, l'ex portiere della Juventus e della Nazionale, che ha ancora un anno di contratto col Parma, ha rifiutato un'offerta dall'Arabia Saudita e nei prossimi giorni dovrebbe annunciare l'addio al calcio giocato. Udinese, intesa col FENERBAHCE per B e C a O. Rodrigo Becao a un passo dal Fenerbahçe. Stando a Sky Sport, l'Udinese avrebbe raggiunto l'intesa col club turco per il difensore nonostante un tentativo alle last minute dell'Atalanta. Inter, Sommer più vicino, non gioca amichevole col Bayern. Jan Sommer si avvicina all'Inter. Il portiere non è stato inserito in distinta dal Bayern Monaco per l'amichevole contro i dilettanti del Rota Cegern. Indizio che sembrerebbe dare segnali positivi sulla trattativa con il club nerazzurro per l'estremo difensore. Inter, agenti di Morata in sede. Proseguono i colloqui in casa Inter per Alvaro Morata. Gli agenti del giocatore si sono recati nella sede nerazzurra per discutere dell'attaccante e provare a portare avanti la trattativa almeno con l'attaccante in attesa di trovare poi un punto di incontro con L Atletico sulla valutazione del cartellino dello spagnolo, su cui al momento resta una distanza importante tra domanda e offerta. KOOPMEINERS, LENTOURAGE, resta alla Dea, MAL e Juve. Il futuro a breve termine di Cup Miners è l'Atalanta, ma la Juve resta in agguato. Resterà alla Dea, malgrado, secondo me, sia tra i giocatori che Giuntoli sogna, lo aveva in mano prima che andasse all'Atalanta, poi non ha avuto le risorse per chiudere, ha spiegato a TV Play Vincenzo Morabito, membro del suo entourage. Janssen però mi ha assicurato che resta lì e hanno chiuso un'operazione di rinnovo di contratto. United, RASHFORD, ha rinnovato fino al 2028. Marcus Rashford e Manchester United avanti ancora insieme. L'attaccante ha infatti rinnovato con i Red Devils fino al 2028. Manolo Portanova riparte dalla Reggiana. AC Reggiana 1919 comunica di aver raggiunto l'accordo per il trasferimento a titolo temporaneo dal Genoa FC del calciatore Manolo Portanova per la stagione 2023-2024 e che, pertanto, in attesa del perfezionamento dello stesso, verrà aggregato al club Granata con nulla osta da parte del club Ligure. L'autorizzazione sarà valida fino al perfezionamento del contratto, che dovrebbe avvenire nelle prossime settimane. Piontek in Turchia, va al Başakşehir. Christoph Piontek è un nuovo giocatore dell'Istanbul Başakşehir. L'annuncio ufficiale è arrivato attraverso i canali social del club turco. L'attaccante in Italia ha vestito le maglie di Genoa, Milan e Salernitana e ha firmato col Başakşehir un contratto di 3 anni dopo aver risolto con l'Hertha Berlino.
Ufficiale. Kim dal Napoli al Bayern Monaco. Kim Min-jae è ufficialmente un giocatore del Bayern Monaco. Il difensore sudcoreano si trasferisce in Germania dal Napoli a titolo definitivo, per lui contratto fino al 30 giugno 2028. Il PSG vuole Lloris. Il PSG avrebbe messo gli occhi su Hugo Lloris del Tottenham. Il portiere francese, in scadenza nel 2024, è in cima alla lista dei nomi per la porta del club parigino, come secondo a Gianluigi Donnarumma, visto che Sergio Rico, convalescente, dovrà rimanere lontano dai campi per diversi mesi. Secondo RMC Sport, i parigini lo avrebbero inserito nella lista in cui sarebbe presente anche Bunu del Siviglia. Napoli. Finito incontro ADL agente OSIMHEN. È durato circa un'ora e mezza l'incontro tra il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis e l'agente di Victor Osiena Di Maro. Dopo la chiacchierata col patron azzurro, Roberto Calenda ha lasciato il ritiro del club senza rilasciare dichiarazioni. Tra gli argomenti trattati quasi certamente una discussione sul possibile rinnovo del bomber. Bayern Monaco, interessamento per THOUAMENI, muro totale del Real Madrid. Il Bayern Monaco, secondo AS, avrebbe fatto un sondaggio per Aurélien Tchouaméni. Il Real Madrid l'ha dichiarato immediatamente incedibile. Per il centrocampista ci sarebbe anche l'attenzione del Liverpool, che aveva già sondato Valverde senza successo. Al NASSR, ufficiale LARRIVODELLEX Udinese FOFANA. Nuovo colpo per LAL NAS. Il club arabo ha annunciato l'ingaggio di Seko Fofana, che arriva dal Lens per 25 milioni di euro. L'ex udinese ha firmato fino al 2026. Milan. REI lunga NDERS in sede per LA firma del contratto. Terminate le visite mediche e ottenuta l'idoneità, Tijani Reinders è arrivato a casa Milan per firmare il contratto con i rossoneri. Nell'ultima stagione in Eredivisie, con la maglia della AZ Alkmaar, il 24enne centrocampista olandese ha disputato 34 presenze e segnato 3 gol. Al Milan trova un contratto quadriennale, con un'operazione che si aggira sui 20 milioni di euro. Cagliari, ufficiale Augello a titolo definitivo. Nuova freccia nell'arco rossoblu, si tratta di Tommaso Augello, ufficialmente un giocatore del Cagliari. Il classe 1994 arriva dalla Sampdoria a titolo definitivo nell'operazione che ha portato Barreca a fare il percorso inverso. Per il terzino contratto fino al 2025 con i sardi. Juve. Juntoli. Per Chiesa stesso discorso di VLAHOVIC, con offerta irrinunciabile. La Juve punta su Chiesa ma allo stato attuale non si può escludere una sua futura cessione. Sul tema è stato chiaro Cristiano Giuntoli, nuovo responsabile del mercato bianconero. Per Federico vale lo stesso discorso fatto per Vlahovic. Noi puntiamo molto su di lui ma di fronte a una offerta irrinunciabile non possiamo non prendere in considerazione la cosa. Juve. Juntoli. Reazione tifosi per Lukaku. Non penso a Cio che non ci è. Nessuna apertura a parole almeno da parte del nuovo responsabile del mercato juventino Cristiano Giuntoli sulla possibilità dell'arrivo di Lukaku in bianconero e sulle eventuali reazioni dei tifosi. Io al momento non penso a ciò che non c'è. Noi adesso dobbiamo pensare a rendere competitiva la squadra garantendo però una piena sostenibilità. Tutto il resto appartiene al mondo dei rumors giornalistici. Napoli, Lozano AUNOFFERTA dai Los Angeles Galaxy.
Irving Lozano, in scadenza 2024, candidato a lasciare il Napoli in estate. Secondo TuttoMercatoWeb, il messicano ha ricevuto un'offerta dai Los Angeles Galaxy da 60 milioni di euro complessivi circa, contratto triennale, mentre l'offerta al club azzurro è di 20 milioni di euro. Juve, LAGENT e Di Arthur in sede. Federico Pastorello si è recato nella sede della Juventus nella tarda mattinata di martedì per definire il trasferimento di Arthur Melo alla Fiorentina. Il brasiliano dovrebbe passare ai Viola in prestito oneroso con diritto di riscatto e la Juve dovrebbe pagare circa metà del suo ingaggio. Manchester City, assalto a Gvardiol se parte Mahrez. Gvardiol è l'obiettivo numero uno del Manchester City per la difesa, ma l'affare si sbloccherà solo e se Mahrez si trasferirà in Arabia Saudita. Il prezzo del difensore centrale è di almeno 90 milioni, e secondo The Sun è destinato a superare il prezzo pagato dai cugini dello United per Maguire, 87 milioni. Bayern Monaco, Tuchel scontento di aver perso Rice, lo avrei voluto. Il tecnico del Bayern Monaco Thomas Tuchel non nasconde la delusione per il mancato acquisto di Declan Rice. Rice è un buon giocatore, è un tipo di elemento che non credo di avere a disposizione al momento nella rosa del Bayern. Sarebbe stato interessante allenarlo, ha ammesso l'allenatore dei bavaresi in merito al mediano trasferitosi all'Arsenal per 122 milioni di euro. Betis Siviglia, ufficiale il ritorno di Bellerin. Il Betis Siviglia ha ufficializzato l'acquisto del terzino Héctor Bellerin, che firma fino al 2028. Bellerin aveva già militato nel club andaluso nella stagione 2021-2022. Empoli, distanza col Parma per Pezzella. L'Empoli continua a trattare per arrivare a Giuseppe Pezzella del Parma. Il terzino è l'obiettivo numero uno degli azzurri, ma i ducali starebbero alzando il muro sulla formula del trasferimento. Secondo quanto riferito da TMW, i toscani opterebbero per il prestito, gli emiliani invece vorrebbero cederlo a titolo definitivo e tra le parti c'è distanza. Lecce, dal Pescara arriva Hamza Rafia. Il Lecce ha ufficializzato l'acquisto a titolo definitivo di Hamza Rafia, centrocampista classe 99, dal Delfino Pescara. Il calciatore, di nazionalità tunisina ma con passaporto francese, ha sottoscritto un contratto triennale con opzione per i successivi due anni. Rafia nella mattinata si sottoporrà alle visite mediche a Verona, per poi raggiungere i nuovi compagni nel ritiro di Folgaria. Manchester United, dopo ONANA, assalto a Hoylunga LUND. Il Manchester United ha chiuso l'affare con l'Inter per Onana ma vuole pescare ancora dalla Serie A. Secondo calciomercato.com, i Red Devils preparano l'assalto a Rasmus Hojlund. Dopo i 40 milioni, rifiutati dall'Atalanta, atteso un rilancio per l'attaccante classe 2003.